E dopo il grande successo di partecipazione di cittadini e turisti ai primi due appuntamenti di Ortone e Vasto, prosegue il progetto La prevenzione non va in vacanza per salvaguardare la vista anche nel periodo estivo. Terzo appuntamento a Fossa Cesia. A seguire sarà la volta di San Vito Chietino l'8 di agosto. La campagna di controlli e sensibilizzazione è finanziata ed organizzata dal Comitato Regionale Abruzzese dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, in collaborazione con l'ASL, l'Università d'Annunzio, la scuola di specializzazione in oftalmologia del Centro Nazionale di Alta Tecnologia diretta dal professor Mastro Pasqua e ancora il comitato vista del Lions. Nicolina Alessandra Lanci è presidentessa. Abbiamo partecipato a questo service in collaborazione con il camper che gira in estate lungo la costa dei Trabocchi, perché abbiamo fatto questi service a Fossa Cesia, a San Salvo, ad Ortone e termineremo a San Vito. Abbiamo cercato, come diciamo noi quest'anno, di lasciare il segno, abbiamo cercato di aiutare e di diffondere il più possibile questa iniziativa. E sono state effettuate visite oculistiche sull'unità mobile attrezzata ad ambulatorio e poi la distribuzione di materiale informativo. Un'attività di prevenzione, ma anche di crescita culturale per tutti coloro che tengono ai propri occhi e alla propria vista. Antonello Di Deo è presidente del Comitato Regionale Prevenzione Cecità. È una prevenzione rivolta nel periodo estivo alle persone che sono più o meno in vacanza, ai cittadini in generale, su alcune patologie inerenti proprio alle problematiche che il sole, quindi l'estate e il mare possono dare all'occhio. La campagna è partita da Ortone il 25 luglio, poi è proseguito su Vasto, adesso siamo a Fossa Cesia, l'8 saremo a San Vito e probabilmente concluderemo il 22 agosto a Francavilla. L'affluenza finora è stata eccezionale, al di fuori di ogni previsione. Siamo su 70-80 persone per ogni località e considerando anche il tempo ridotto che possiamo dedicare a questa attività, quindi un numero veramente record. È uno screening generale che se il dottore riscontra una patologia grave viene indirizzato ai centri oculistici, agli ospedali.